L'Arcighei Fenice ha rinnovato il comitato direttivo che guiderà per il prossimo triennio le attività nella città di Catanzaro, La Mezza Terme Vibo Valencia in provincia. Durante il congresso che si è svolto a Porto Roca, alla presenza dell'Arcighei Eos Cosenza e Arcighei Due Mari Reggio Calabria, i soci hanno votato all'unanimità Mario Scalisse, presidente, Antonio Migliazza, segretario, Maria Luisa Mamone, tesoriere, Francesco Bartolo Furforo, consigliere, Giovanni Carpanzano, consigliere. Consigliere provinciale nazionale di Arcighei. La novità per questo congresso territoriale è stata l'elezione non solo di persone omosessuali soci di Arcighei, ma la nomina in figure chiave, presidente e tesoriere, di persone eterosessuali che hanno deciso di difendere e sostenere i diritti e le battaglie delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. L'obiettivo è far capire l'assurdità nel distinguere gli esseri umani in base alle preferenze sessuali e perché non accada più che giovani, si uccidano perché omosessuali o transgender. Giovanni Carpanzano si è detto entusiasta delle nomine, raccontando che da ragazzino camminava mano nella mano con il suo fidanzatino soccorso su Mazzini a Catanzaro. Sono sempre stato fiero della mia normalità, non mi sono mai sentito un diverso. Diverso è l'omofobo che al 90% è il vizietto e non sa accettare la sua omosessualità. Vinceremo questa battaglia per la civiltà con la cultura.